Storie italiane, rumors, Eleonora Daniele potrebbe affrontare nuove prove. Ha dedicato alla conduttrice di Storie italiane la sua rubrica ai protagonisti della TV Platinette sul numero del settimanale di Piut uscito nelle edicole a fine dicembre. Nel pezzo in questione, intitolato a Storie italiane, Eleonora Daniele è la regina della cronaca. Mauro Corruzzi ha speso elogi nei confronti della conduttrice, dicendosi convinto che, dopo tanti anni di successo, sarebbe in grado di affrontare nuove sfide professionali. Eleonora, secondo me, potrebbe tranquillamente affrontare altre prove, cimentandosi in ambiti di conduzione ancora più impegnativi. Ha infatti asserito, ricordando anche che da due stagioni dalla trasmissione del mattino è nato lo spin-off Storie di sera, andato in onda il lunedì in seconda serata prima tra febbraio e marzo e poi nel mese di ottobre. È ormai entrato stabilmente tra le abitudini del telespettatore che ha fame di aggiornamenti sui fatti di cronaca. Storie italiane, ha dichiarato Platinette sulla rivista, ricordando che nelle prime edizioni, quando il titolo era Storie vere, il programma era una sorta di segmento extra di Uno Mattina ma, edizione dopo edizione, crescendo in ascolti e assumendo una durata sempre maggiore tanto da raggiungere le due ore piene, la parentela con Uno Mattina è venuta meno. Eleonora Daniele ha ormai dato un'impronta precisa e diversa al suo programma, di cui peraltro è anche autrice. Ha uno stile molto coerente, serio e deciso, se c'è spazio per racconti, narrazioni e contenuti rilassanti, da sorriso sulle labbra, è solo nel finale di trasmissione, dopo un brusco voltapagina ha affermato. La nostra Eleonora mantiene sempre salda alla barra del timone di Storie italiane e, quando serve, non nasconde le sue perplessità e nemmeno i suoi dubbi se si trova davanti a giustificazioni o posizioni che le sembrano inaccettabili. Ha dichiarato successivamente Corruzzi, sottolineando che in casi del genere la conduttrice, che nei giorni scorsi ha raccontato un episodio del suo passato, diventa persino perentoria e mostra tutto il suo stile asciutto. Che è certamente l'espressione dell'urgenza di comunicare gli ultimi sviluppi dei casi di cronaca dei quali si occupa. Casi, quelli trattati in trasmissione, documentati dopo la pausa della notte, quindi senza che vi sia il tempo di raccogliere molti nuovi dettagli e approfondimenti rispetto al giorno prima, ha fatto presente. Davanti alle telecamere la conduttrice di Padova presenta e fa parlare un giro di ospiti, scelti con certo gusto tra celebrità ed esperti, alcuni dei quali sono ricorrenti, ha detto infine Mauro, non nascondendo in conclusione. Come è normal che accada, alcuni ospiti sono simpatici, altri meno, mentre altri ancora sono semplicemente sintetici.